Hai idea di che cosa stia succedendo? Tutto questo non ha senso. Madre Miranda ci ha sempre protetto, ma adesso... Non risponde nessuno. Vieni. Padre! Aiutami. Dobbiamo entrare subito. Salve! C'è nessuno? Forse una voce conosciuta. Luisa! Apri, sono io, Elena! Basta gridare. Attirerai quei mostri. Julian, stai calmo. Lui chi è? È un amico! Sta indietro. Padre! Santo cielo, Julian, facci entrare. No, il sangue li attirerà, è pericoloso. Ma mio padre morirà qua fuori. Non è un problema mio. Che cosa succede? Questa gente vuole far entrare un moribondo in casa. Quelli che chiami questa gente sono nostri amici. Avanti, entrate qui. Prego, di qua. Non sei di questo villaggio? No. Sono Ethan. Julian, renditi utile e controlla i dintorni. Ho detto vai! Beh, se Elena si fida... Mi fido anch'io. Entra pure, Ethan. Aspetta qui, vado a parlare agli altri. Di qua. Entra pure, ti stanno aspettando. Che cazzo succede? Uno straniero, vuoi farci ammazzare tutti? Calmati, Anton. Ha aiutato Leonardo ed Elena. Non avevamo bisogno del suo aiuto. Prego, Ethan. Accomodati. Siete soltanto voi, in tutto il villaggio. Soltanto noi. Soltanto noi. Non c'è nessun altro. Un inutile... invalido. Stupida. Troia. Lagnosa. E tu? Fai entrare un uomo ferito e uno straniero come se niente fosse. E pensi che siamo al sicuro? Nessuno è al sicuro. Quei... poveri stronzi lì fuori sono stati squartati! E domani? Domani saremo tutti morti. Come il suo cazzo di marito! E tappati la bocca, Roxana! Ora basta! Questa casa ha protetto la mia famiglia per molte generazioni. E ubriachi o meno, qui siete i benvenuti. E siete tutti al sicuro. Come vuoi. Qualcuno può dirmi, per favore, che diavolo sta succedendo? Non lo sappiamo. È sempre stato un villaggio tranquillo, devoto, ma all'improvviso i mostri ci hanno attaccato. E poi non si sono più fermati. Aspetta, Luisa. Dov'è tuo marito? Non sarà... No. No, lui è fuori da qualche parte a cercare aiuto. Sì, sì, ecco. Ecco tutto, è in cerca di soccorsi. Preghiamo. Per lui. Per tutti noi. Buona idea. Venite. Tutti. O Altissimi, ascoltateci. Le nostre voci sono unite in preghiera. Noi vi invochiamo. Persi in tempi eterni, perché ci abbiate mani del mani del fato, mentre la luna di mezzanotte si innalza su ali nere, compiamo questo sacrificio nell'attesa di vedere la luce, nella vita e nella morte. Rendiamo gloria, Madre Miranda. Bene, il tè sarà pronto. Elena, mi aiuti, per favore. La preghiera, l'ho già sentita, da una donna anziana al cimitero.
La vecchia strega. Quella stranza è matta proprio come un cavallo. Ma la sua devozione non è insensata. E spero che serva a proteggerla e che protegga anche noi. Cosa stai facendo? Leonardo, che succede? Ti senti bene? No! No! Padre! Elena, no! Stai indietro! Lasciami andare! Oddio! No! Dobbiamo scappare! Lascialo andare! Elena! Adesso basta! Dispiace, padre. Ehi, ormai non era più tuo padre. Hai fatto la cosa giusta. Elena, no! Non puoi fare più nulla! Papà! Questo posto sta cadendo a pezzi! No! Era già perduto. Non avresti potuto salvarlo. Lasciami stare. No, ne usciremo vivi. Insieme! Devo uscire di qui. Cazzo, le fiamme si propagano in fretta! Che cosa vuoi fare? Stai indietro, con questa possiamo scappare. Provare di nuovo. Il fuoco. Non abbiamo più tempo. Possiamo solo salire. Aggrappati. Presto. Muoviamoci. Tranquilla. E non respirare il fumo. Lo so. Grazie, Ethan. Sei gentile. Spero che la tua famiglia stia bene. Lo spero anch'io. Forse una volta fuori potrete incontrarvi. Andiamo, reggerà. Ecco, c'è una via d'uscita. Grazie a Dio. Ma che faremo? Il villaggio è infestato dai mostri. Non possiamo combatterli, sono troppi. Ehi, non dire così.
Troveremo un rifugio sicuro per te mentre cerco mia figlia. Credo che si trovi in quel vecchio castello. No, laggiù non troverei altro che sangue e morte. E io non voglio restare sola. Padre! Elena, no! Non è lui! Non lo è più! Ha detto il mio nome! Padre! No, è pericoloso! No! Resta lì! Coraggio! Dammi la mano! Ethan, vai! Salva tua figlia! Elena, muore! Aggrappati a me! Contrazione! Perché muoiono sempre tutti? Io non ce la posso fare! Non riesco a capire. Questo posto è fottuto. Perché cazzo sta succedendo ancora? Ah, merda! La morte, sì. La morte è giunta per tutti loro. Immagino porti al castello. Bene, bene. Pensavo non ci fossero superstiti. Devi avere la pellacciatura. Chi cazzo sei tu? Oh, un forestiero. Anche meglio. A madre Miranda piacerai molto. Ha 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 ha